Consueto appuntamento del fine settimana con la presentazione degli impegni agonistici delle squadre campane impegnate nei campionati maschili di Serie A e di Serie B. Andiamo come sempre con ordine, iniziamo dalla Serie A, dal massimo campionato della pallacanestro nazionale al maschile, che gioca in questo fine settimana la sua nona giornata della stagione regolare con la Virtus Segafredo Bologna in testa alla classifica a punteggio pieno, inseguita da Milano, formazione che naturalmente alle sue spalle, distanziata di sole due lunghezze. Per la Gavi Napoli Basket, reduce dalla sfortunata prova in quel di Casal Monferrato contro la Bertam Tortona e la sconfitta purtroppo di misura rimediata negli ultimi secondi con i piemontesi, gioca ancora una partita in trasferta. Sarà domenica alle ore 17 sul parquet del Pallaleonessa di Brescia, ospite della locale formazione bianco-blu della Germania Brescia, guidata da coach Magro, e che contro i Partenopei dovrà fare a meno del playmaker statunitense Coupain, che verrà operato in settimana e ne avrà per oltre 4 mesi, ma anche della guardia italo-americana John Petrucelli, che si è infortunato nel match di Eurocup disputato dai bresciani contro Venezia. Quindi, con queste due pesanti assenze, Brescia ospiterà Napoli, però attenzione, insomma, la formazione lombarda sempre particolarmente attrezzata con i vari Della Valle, l'ex di turno Barnes, la Quintana, Cunu, ma anche Gabriel e poi ancora Massimburg e giocatori di buon spessore tecnico come Odiase e Cobbins. Insomma, per Napoli sarà comunque difficile affrontare i bresciani sul loro parquet, una partita insidiosa, ma che la Gavi Napoli Basket deve cercare di far propria per ritornare a un trend positivo che manca da qualche settimana. Naturalmente, per la Gavi Napoli Basket c'è da recuperare appieno la guardia Robert Johnson, che dovrebbe essere sul parquet domenica alle ore 17 contro appunto la Germania Brescia. Arbitreranno i signori Attard, Bettini e Bartolomeo. Torna sul parquet anche l'altra rappresentante del basket campano in Serie A. Stiamo parlando della Givova Scafati, guidata da circa 2 settimane dal 61enne Attilio Caia. Ebbene, la formazione gialloblu cara a Patron Longobardi è reduce dalla tonificante e importante vittoria in termini di classifica contro Reggio Emilia. Ancora in casa il prossimo turno per quanto riguarda Rossato e compagni, che affronteranno domenica alle ore 19:30, quindi domenica sera, in quel del Palabeta o Palamangano di Scafati, come preferite, un'altra squadra che è nei bassi fondi della graduatoria. Stiamo parlando della Nutriballet Treviso Basket, formazione di spessore però guidata da Nicola e composta dai vari Banks, i Regbu, ma ancora Sorokas, Cook, Jantunen, Sokolowski e Jurkatam. Una squadra, meglio, pericolosa, che già 15 giorni or sono ha destato una buona impressione in quel di Napoli, perdendo soltanto negli ultimi secondi contro la formazione partenopea della Gavi Napoli Basket. Givova Scafati, che è però sempre molto molto attiva sul mercato, in arrivo nelle prossime ore, probabilmente sarà annunciato all'inizio della prossima settimana, l'ala statunitense Sten Okoye del 1991 di 198 cm, già vista in Italia a Varese proprio con coach Attilio Caia, che ultimamente ha giocato a Saragozza e anche in quella di Strasburgo. Un rinforzo nel roster gialloblu, l'ennesima rivoluzione voluta fortemente naturalmente da Kaia per ridisegnare completamente o quasi il roster gialloblu, in attesa naturalmente che arrivino anche i risultati importanti e che si riesca ad uscire fuori dai bassi fondi della graduatoria. Quindi Givova Scafati, Nutriballet Treviso, domenica sera alle 19:30 al Palamangano abiteranno Sain, Grigioni e Catani. Torna sul parquet in questo fine settimana anche il campionato di Serie B e in particolare il girone D con le squadre campane, speriamo sempre protagoniste. La classifica
dopo 9 turni di campionato, privilegia in questo momento, per quanto riguarda le rappresentanti della nostra regione, la Bledeco Juve Caserta, che è reduce, pensate, da ben 6 vittorie consecutive. Molto buona anche la classifica della Geco Partenope Sant'Antimo, che con la vittoria preziosa nel recupero contro la capolista Ruvo di Puglia ha fatto un bel balzo in avanti in graduatoria. Per il resto Salerno e Avellino hanno grosse chance di ben figurare, un po' in difficoltà in questo momento Sala Consilina e la Virtus Pozzuoli. Andiamo a presentare questo 10° turno della stagione regolare. Si inizia sabato pomeriggio alle ore 18 con la non facile trasferta della Delfessa Avellino al Pala Luis di Roma contro la locale formazione della Luis Roma, dei vari Fallucca, Jovovic e compagni, con Perotti, Parravicini e Murri. Una trasferta insidiosa per la Delfessa Avellino, che vive un momento non facile dal punto di vista fisico, con qualche infortunio di troppo, ma naturalmente per coach Benedetto e i suoi ragazzi sarebbe molto importante violare il campo dei capitolini. Sempre sabato, ma alle ore 18, la Bledeco Juve Caserta 2021 di coach Luise riceve il Monopoli al Palazzetto dello Sport, medaglie d'oro di Caserta. Per i bianconeri casertani naturalmente l'imperativo è quello di proseguire l'enorme striscia positiva e arrivare a 7 vittorie consecutive. Non sarà però molto facile, perché Monopoli è una squadra da prendere con le molle, con Ingrosso, Bastone, Ballabio, Cusenza e compagni. Per Caserta, ripeto, sarebbe molto importante proseguire la striscia positiva, ma bisogna fare attenzione alla formazione pugliese. Torna sul parquet, ma lo farà sabato come le altre due squadre campane, la Lars Virtus Arechi Salerno, con la grossa novità dell'avvento in panchina di coach Ciccio Ponticello, l'esperto coach sant'antimese, che ha sostituito l'esonerato Di Lorenzo sulla panchina dei Blaugrana. Ebbene, alle 19 al Pala Carmine Longo di Capriglia i Blaugrana, appunto salernitani, affronteranno nel derby il Sala Consilina, una partita importante per entrambe le formazioni. Salerno vuole risalire la classifica di qualche gradino ed avrà naturalmente l'importante esordio anche di coach Ciccio Ponticello. Dall'altra parte Sala Consilina ha bisogno di punti in classifica, quindi venderà cara la pelle la formazione ospite di coach Paternoster. Quindi una bella battaglia, un bel derby salernitano sabato sera alle 19 al Pala Carmine Longo. Domenica pomeriggio tutte le altre partite, con la difficile trasferta della Bava Virtus Pozzuoli, purtroppo ancora a digiuno di vittorie sul campo di una delle corazzate del campionato. Stiamo parlando di Roseto, si giocherà alle ore 18 al Pala Maggetti per la giovane formazione gialloblu guidata da coach Spinelli. Un impegno davvero proibitivo contro una delle migliori squadre del campionato, sicuramente indirizzata verso una stagione di grande spessore. Attenzione naturalmente ai giocatori di casa abruzzesi come Amoroso, Santiangeli, Dincic, Mastroianni e Diemidio. Ripeto, per la Bava Virtus Pozzuoli una trasferta molto molto insidiosa. Infine parliamo anche dell'ultima formazione in campo. Stiamo parlando della Geco Partenope Sant'Antimo, reduce da 2 brillanti vittorie, l'ultima prestigiosa nel recupero mercoledì sera contro il Ruvo di Puglia. Ebbene, gli uomini di coach Gandini giocheranno al centro sportivo di Sant'Antimo, sempre domenica 4 dicembre e alle 18 contro Pescara. Un'altra occasione per quanto riguarda la formazione cara naturalmente al GM di Donato per incrementare la classifica. Pescara e sicuramente la squadra alla portata di Maggio, Cantone e compagni, però attenzione a Capitanelli, Del Sole, Fasciolo 6 e compagni, che possono naturalmente essere di ostacolo, ma crediamo che la Geco Partenope Sant'Antimo, vista nelle ultime partite, possa far suo l'incontro anche contro gli abruzzesi, ripeto, alle ore 18 al centro sportivo di Sant'Antimo. Una giornata anche importante quindi per le formazioni di Serie B, come sempre staremo a vedere.